ragazzi, sono qui in mezzo al mare e volevo farvi conoscere un po' i luoghi del film Oceania. Dietro di me c'è l'isola di Morea con la sua vegetazione, come vedete ci sono le montagne. Siamo in mezzo al mare perché oggi siamo andati a nuotare con le razze e con gli squali. Gli squali si chiamano squali punta nera proprio perché hanno questa pinna sul dorso di colore nero. E le razze abbiamo conosciuto, le abbiamo accarezzate, sono dolcissime, ci sono sia razze maschi che razze femmine. La differenza la si nota nella punta, le femmine hanno appunto la coda con una doppia punta. Siamo qui in mezzo al mare, di fronte a noi ci sono dei motu, che sono queste isolette abitate da pochissime persone. Pensate che addirittura in questo motu qui ci abita una sola famiglia, quindi si sta proprio benissimo sui motu. Adesso vi saluto che torno a terra. Ciao ragazzi! Ecco, devo farmi capire da loro. Comment vous appelle? Je m'appelle Timmy. Timmy e? Eric. Piacere, François. Eric. Salut François. E Timmy. Yorana. Noi andiamo. Yorana. Ci vediamo più tardi, ragazzi. Ok ragazzi, oggi abbiamo fatto un'esperienza incredibile, abbiamo provato a navigare le onde con la va, che è la canoa tipica tahitiana, eccola qua, guardate che bella. Questo è il bilanciere, serve per appunto darci un equilibrio e cercare di non far capovolgere la barca in acqua, cosa che è stata molto difficile perché inizialmente non eravamo troppo bravi. Questa è la mia canoa e tu navigherai fino a te! Qui c'era Matt, poi Bise. E io ero davanti, ho cercato di fare da capitano di questa ciurma, insomma un po' arrangiata. All'inizio la cosa difficile era appunto dare una sincronia dei remi, quindi diciamo cercare di remare tutti con lo stesso movimento attraverso un verso che tipico diciamo tahitiano, che si dice ep. Attraverso questo ep ci davamo il tempo e cambiavamo il lato su cui remare. Alla fine, dopo vari tentativi e diciamo anche qualche tuffo in acqua, ce l'abbiamo fatta e siamo riusciti a diventare dei veri rematori tahitiani. Quindi ragazzi, questa avventura è superata, ci vediamo alla prossima.